Ciao ragazzi e benvenuti sul canale. Eccoci nel mio garage e in questo video volevo affrontare un attimo il discorso staffaggio sulla fresatrice. Si sa che il problema fondamentale per chi lavora in fresa è appunto lo staffaggio e, grazie all'ausilio del kit staffaggio che ho preso insieme alla fresatrice da azienda D'Amato Macchine, ho staffato questa piastra e ora posso procedere alla lavorazione. Tutto sommato, le piastre sono facili da staffare, ma per esempio ci sono pezzi cilindrici come questo dove c'è bisogno di altra attrezzatura, cioè di blocchetti a V come questi. Appunto sulla parte a V possiamo appoggiare il nostro pezzo cilindrico. Poi chiudiamo il tutto per bene. E come ultima operazione staffiamo il blocchetto stesso. Vi faccio notare che la staffa che blocca il blocchetto deve essere il più possibile parallela al piano staffato, se no la staffa non blocca bene. Infine, chiudo il bullone per bene. Sottolineo una cosa: non mi sono interessato di allineare il pezzo, ma comunque sappiate che i pezzi vanno allineati e, dove serve, anche centrati con il centro fresa. Adesso faccio una piccola spianata. Ma come sempre vi invito a non fresare con il mandrino B16 che l'azienda D'Amato Macchine dà in dotazione, ma dovete avere un portapinze con il tirante inserito, se no sconate e non solo danneggiate la macchina, ma rischiate di farvi molto male. Se non sapete dove trovare questa attrezzatura, sappiate che la casa madre è ben fornita anche sugli accessori. Bene, ho finito la mia lavorazione, libero il pezzo e posso dire che il risultato è ottimo. Un altro accessorio che può tornare utile sulla fresatrice è questa coppia di piastre calibrate. Vediamo alcuni esempi di utilizzo. Per esempio, possono essere utilizzati come battuta per un'ipotetica produzione in serie, dove il pezzo da lavorare viene appoggiato, poi staffato. Eseguiamo la nostra lavorazione e poi cambiamo il pezzo, senza doverci centrare ogni volta. Oppure possono fare da fermo su una morsa di precisione, sempre su un'ipotetica lavorazione in serie, anche qui senza doverci ogni volta centrare. Queste piastre possono tornarci utili anche nel caso noi dovessimo fare dei fori passanti e quindi, opportunamente staffate, ci fanno da rialzo. Bene ragazzi, concludendo, chi ha una fresa sa che i costi di gestione sono alti, sicuramente più alti di un tornio. Ed è per questo che sto cercando un attimo delle soluzioni abbordabili, come appunto i prodotti che vi ho fatto vedere in questo video. E se siete interessati, trovate il link in descrizione. Anche se chi come me possiede un tornio e una fresa, molta attrezzatura se la può autocostruire. Infatti, in futuro vorrei dedicare qualche video a questo argomento.
Detto questo, vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo al prossimo video.